Ciao a tutti, sono Alan, questa è la mia prima recensione. Oggi andremo a parlare di un gioco automobilistico tanto atteso quanto a mio parere deludente, più in particolare di questo gioco qui. Come primo punto parliamo del menu. Questo menu che ormai sinceramente ha rotto un po' i coglioni, uguale in tutti gli ultimi videogiochi di macchine, basti pensare agli ultimi Need for Speed o Dirt, uguale, molto sbrigativo, il carattere quasi sempre lo stesso, i colori, poca fantasia sui colori, sempre un verde fluorescente o in questo caso un fucsia, e basta, cosa c'è da dire? C'è ben poco da dire su questo. Bene, poi per rimanere in tema fantasia parliamo delle similitudini in questo caso con Need for Speed, molto uguale sia nello stile di guida, le automobili, le modifiche, hanno aggiunto anche questi cazzo di personaggi con quelle frasi squallide al limite del ridicolo. E diciamo che questa volta la casa, più che puntare sul vecchio pubblico che seguiva da sempre questa saga, ha voluto puntare su un nuovo pubblico di età inferiore ovviamente, e quindi ha provato in qualche modo a imitare un Need for Speed, creandone così, a mio avviso, una brutta copia o comunque la stessa cosa, visto che anche Need for Speed ultimamente sono andati abbastanza in Poi anche l'aggiunta di questo commentatore che ci terrà compagnia durante tutta la nostra carriera girando per Horizon, con i suoi commenti sinceramente ne facevo anche a meno, ecco. Io credo che molta gente sia rimasta delusa da questo gioco, anche perché ricordiamo Forza Motorsport come il leader, in questo caso per Xbox, di giochi automobilistici come simulatori reali, insomma. Era sempre stato fedele alle gare legali in circuito. Qui hanno voluto proprio stravolgere tutto, mettendo gare illegali, poche modifiche rispetto a prima, non abbiamo più le livree ufficiali delle case, non abbiamo più le diverse tipologie di gara e di classi delle automobili, non abbiamo più la classica conversione, diciamo così, da DTM che si poteva fare sulla macchina, arrivata a un altra certo caratteristica punto. Fondamentale che è andata persa nella realizzazione di questo gioco sono i danni alle macchine, che come possiamo vedere uno scontro ai 200 all'ora non comporta una minima ostruzione a noi. Si possono fare incidenti illimitati durante una gara a qualsiasi velocità che non succede niente. Spaziamo via le macchine, la nostra auto non subisce danni come era invece una volta. Rende la gara molto meno entusiasmante, diciamo. Altra cosa poi che non mi è piaciuta del gioco è la colonna sonora. Ok, io sono un po' di parte e va bene, però ci sono musiche non proprio adatte a questo stile di gioco, insomma, la dubstep. Non mi puoi mettere una dubstep del cazzo. Quando uno guida una macchina a 300 all'ora dovrebbe essere anche un pochettino concentrato. Sentire questa cazzo di dubstep con quei ritmi lenti che poi riprendono, veloci e lenti, ti sconcentra parecchio. Ci sono anche altre stazioni, però una volta la musica era proprio come un sottofondo, diciamo. Era leggera, qualcosa di continuo, era anche piacevole, non disturbava così. Invece questa volta hanno proprio messo dentro questa musica di merda per bocce e così. Parliamo adesso del prezzo e delle edizioni. Allora, come potete vedere, qui ho l'edizione limitata. Cosa interessante questa volta è che l'edizione normale, invece di costare 10 euro in meno dell'edizione limitata, ne costa 20. Quindi, se potete, fate a meno dell'edizione limitata e comprate quella normale, che vi costa solo 59 euro invece di 69. E sinceramente non ne vale la pena spendere 20 euro in più per questa edizione. Di estetica è classica, non è granché, il solito fodellino di plastica, il solito case in quell'acciaio del cazzo. Dentro troviamo pubblicità, CD del gioco, cazzo, niente,
E qui troviamo dei vari codici con quale possiamo tirarci giù un paio di automobili, un paio di tracciati, delle livree, niente di che, non vale assolutamente 20 euro in più. E visto che costa solo 59, prendete l'edizione normale. La cosa bella che ho notato, hanno messo, c'era anche l'anno scorso, comunque è una cosa piacevole, la console vede se ci sono salvataggi di capitoli precedenti di questo gioco, ti regalano automobili, a me hanno regalato una decina di automobili perché avevo i giochi precedenti, è come il contenuto di un'edizione limitata. Comunque, il mio consiglio è, se lo comprate perché cercate un altro capitolo di Forza Motorsport, non compratelo. Se invece, come me, non riuscite a farne a meno perché comunque dovete provarlo, comprate almeno per favore l'edizione normale e non questa cazzo di edizione limitata. Con questo è tutto, ciao, alla prossima. Basta cazzo!